Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un libro e un fumetto che hanno come target principali i bambini, i giovani lettori, ma che secondo me potrebbero piacere anche a quelli un po' più cresciuti, un po' più adulti. Il primo di cui voglio parlare è La spaventosa paura di Epiphanie Frayeur di Gauthier et Lefebvre, edito da Tounouet. Questa graphic novel fa parte della collana Tipi Tondi, quindi si rivolge a un pubblico giovane, infatti sul retro è segnato per lettori dagli 8 anni in su e ha un prezzo di copertina di 17 euro. La protagonista di questa storia è appunto Epiphanie, una bambina di 8 anni e mezzo. Epiphanie è terrorizzata letteralmente da qualsiasi cosa, anche dalla sua stessa ombra, che rappresenta un po' la sua paura, che anche lei 8 anni e mezzo. All'inizio della storia Epiphanie cercherà un dottore a cui rivolgersi appunto per superare la sua paura. Affronterà quindi un'esperienza fantastica all'interno di un bosco, incontrando tante persone molto sopra le righe. Questo fumetto mi ha ricordato per certi versi Alice nel Paese delle Meraviglie. Questo perché anche Epiphanie, come Alice, si ritrova in un bosco un po' particolare, ci sono comunque delle persone dalle sembianze un po' fantastiche, ci sono tanti personaggi molto buffi e curiosi, e lo scopo di Epiphanie è appunto quello di superare la sua paura. Per fare questo cerca di rivolgersi a chiunque letteralmente, ma nel corso di questa sua esperienza capirà che non può fare sempre affidamento sugli altri, che per superare le sue paure deve pensarci lei stessa, deve agire e affrontare di petto la situazione. L'ho trovata una storia veramente molto tenera e carina, soprattutto all'inizio questo lato un po' fantastico mi ha ricordato una fiaba, così come i disegni che secondo me sono meravigliosi, queste linee molto morbide, anche i colori utilizzati li ho trovati molto belli perché ci sono prevalentemente colori scuri proprio per enfatizzare comunque il lato un po' tetro della storia, la paura di Epiphanie, che in realtà più che paura io l'ho trovata tenerissima. Sarà che mi ha ricordato per certi versi Sdentato di Dragon Trainer, o comunque per i modi, le forme, non lo so, mi ricordava quasi anche un gatto, e quindi ho provato un'enorme tenerezza per la paura di Epiphanie. C'è un bel contrasto secondo me fra colori caldi e colori freddi, e mi piace molto anche l'impaginazione. Ci sono questi disegni che a volte rompono, diciamo, gli schemi, ed è una cosa che mi è piaciuta tanto. È una storia secondo me in cui si può rivedere chiunque, perché parlando di paura ovviamente ognuno di noi ha avuto un'esperienza del genere, ognuno di noi è terrorizzato da qualche cosa, e quindi è molto tenero vedere il percorso di questa bambina e anche simpatico incrociare i vari personaggi che incontra lungo la strada. E secondo me non è solo un fumetto per bambini, perché comunque ci sono elementi sì fantastici, buffi, carini, che possono intrattenere anche un pubblico molto giovane, allo stesso tempo c'è una morale, un messaggio secondo me molto importante, semplice ma ben chiaro all'interno di questo fumetto, e secondo me potrebbe piacere tantissimo anche quelli un po' più cresciuti. Tra l'altro questo fumetto è fra i finalisti per il premio Andersen 2018, un riconoscimento molto importante, e sono proprio contenta perché è una storia semplice, senza pretese, ma che nella sua semplicità comunque colpisce. E secondo me un valore aggiunto che può piacere tantissimo ai più giovani, ma che a me personalmente ha entusiasmato quasi più della storia stessa, è il gioco quasi dell'oca che c'è alla fine del fumetto. C'è un vero e proprio gioco tipo da tavolo, con le regole, le caselle, insomma. Mi è piaciuta tantissimo questa idea alla fine del fumetto, perché ti permette di utilizzare comunque quest'opera in modi diversi, di viverla veramente e di riviverla giorno dopo giorno. L'altra opera di cui voglio parlare oggi è Papà Bandito di David Walliams, edito da Ippocampo Edizioni al prezzo di 16 euro. Protagonisti di questa storia sono Frank, un bambino di 11 anni, e suo padre, un pilota a cui Frank guarda con tantissima ammirazione, che stima veramente tanto, ma in seguito ad un incidente perde una gamba. Non gli permettono più di guidare, quindi si ritrova senza lavoro, viene lasciato dalla moglie, quindi vengono lasciati veramente soli e si ritrovano in ristrettezze economiche. Fanno fatica ad andare avanti, devono rinunciare a tante cose, vendere gli oggetti che hanno in casa, e il padre finirà per immischiarsi in fatti un po' loschi per potersi permettere il minimo indispensabile per il figlio. È una storia che ho trovato molto avventurosa, per certi versi anche divertente, ma molto molto tenera. Innanzitutto mi è piaciuto molto il rapporto padre-figlio. Ci sono veramente tanti problemi all'interno di questa famiglia, ma
finché sono insieme Frank e suo padre, una soluzione la troveranno sempre, ed è una cosa che mi è piaciuta tanto, perché anche nelle difficoltà sono rimasti uniti, si sono fatti forza e anzi hanno lottato e hanno cercato di andare avanti come due veri e propri amici. Mi è piaciuto molto che si parlasse anche di bene e male, c'è una sorta di lotta fra queste due potenze, ma soprattutto si sottolinea come non si è mai buoni o cattivi, cioè ci sono diverse sfaccettature e anche le azioni che facciamo vanno contestualizzate, non sono quasi mai esclusivamente buone o cattive, ma dipendono da diversi fattori e soprattutto il motivo che spinge qualcuno ad agire in un certo modo. La storia poi è ricca di colpi di scena, di eventi divertenti, dinamici. Il padre di Frank è appunto un pilota e in più di un'occasione si ritroverà a guidare selvaggiamente per le strade. Insomma, l'ho trovata una cosa veramente molto divertente, così come il modo in cui viene raccontata la storia, perché ci sono delle illustrazioni, soprattutto il font è particolare. Ci sono infatti delle parole che hanno un font diverso, ma anche la disposizione di queste parole cambia a seconda del significato. Ed è una cosa, secondo me, molto bella per un pubblico giovane, ma che ha fatto piacere anche me ritrovare. Inoltre, si tratta di una storia molto scorrevole, nonostante sia una lettura abbastanza corposa, perché conta comunque più di 300 pagine, si legge veramente in poco tempo. È una storia con tanti bei contenuti e nonostante ci siano degli elementi un po' irreali, delle faccende che mi hanno fatto un po' storcere il naso perché appunto abbastanza infattibili, ha un suo perché la storia, questo elemento leggermente magico che comunque intrattiene, secondo me potrebbe piacere soprattutto ai più giovani. Inoltre l'ho trovata una storia molto vera dal punto di vista emotivo, sentimentale, insomma le relazioni fra i vari personaggi le ho trovate molto vere e mi sono piaciuti tanto i vari personaggi perché sono tutti diversi e caratterizzati in maniera alle volte buffa e simpatica e secondo me creano un bel mix all'interno di questa storia. Ho apprezzato poi la rappresentazione della comunità LGBT all'interno di questa storia, un elemento che non mi aspettavo, devo essere sincera, perché raramente mi capita di leggere libri destinati a un pubblico così giovane che trattino certe tematiche, che siano inclusive. È una cosa che mi ha fatto molto piacere, così come il modo con cui se ne parla in maniera veramente molto aperta, senza pensare a giusto, sbagliato, particolare, strano, ma come se fosse la cosa più naturale di questo mondo. Nonostante sia quindi un libro per bambini, io personalmente l'ho apprezzato molto. È stata una lettura divertente, simpatica, mi ha fatto fare un po' un tuffo nel passato e con uno sguardo però rivolto al presente. Queste erano quindi le letture che volevo consigliarvi oggi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono i libri dedicati a giovani lettori che più vi sono rimasti impressi, parlando non solo di libri ma anche di fumetti. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!